in mezzo a tanti padri della patria, da Mazzini a Garibaldi, a Cavour, una madre della patria, vogliamo mettercela? Per esempio, la prima laureata del mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che il 25 giugno 1678 si è laureata in filosofia a Padova, meriterebbe ben altro posto nella storia. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia amava sinceramente la conoscenza, ma non le interessava laurearsi. Era stato il potentissimo padre a farle prendere l'alloro accademico per ridare gloria alla famiglia il cui onore era stato scosso dal suo matrimonio con una popolana. Elena cresce leggendo i libri della ricchissima biblioteca di famiglia, parla 8 lingue, conosce la musica e canta accompagnandosi al clavicembalo. La sua laurea è un avvenimento epocale. Altra donna coltissima e sfortunata in vita, la napoletana di origine portoghese, Eleonora de Fonseca Pimentel. Scrive poesie in italiano, portoghese e francese, legge inglese. Pietro Metastasio la nota e la loda, ma si sposa con un uomo che la maltratta e la riduce in povertà. Si separa nel 1784 e si dedica agli studi scientifici, economici e giuridici in un periodo in cui Napoli si distingue per attivismo riformatore. A Eleonora però tutto questo non basta e si avvicina al movimento giacobino. Viene arrestata nell'ottobre 1798 e liberata 4 mesi dopo dai Lazzari che prendono d'assalto le carceri cittadine. Riprende l'attività politica e partecipa alla proclamazione della Repubblica Napoletana. Scrive, quasi tutto da sola, il Monitore Napolitano e diventa una celebrità. Ma le cose cambiano quando a fine giugno 1799 il re rientra a Napoli. Eleonora viene arrestata, processata e condannata a morte. Caterina Sforza Riario, signora di Imola e Forlì, è una delle figure più importanti del Rinascimento italiano. Figlia del duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, sposa e poi vedova di Girolamo Riario, nel 1477 entra trionfalmente a Imola. Nonostante gli impegni politici e bellici, quella tigre della Madonna de Forlì, come la chiamavano, trova il tempo di scrivere uno dei più importanti trattati di cosmetica del Rinascimento. Caterina, tuttavia, passerà alla storia per le sue capacità militari. È un comandante indomito e coraggioso che con le proprie artiglierie minaccia addirittura la Castel Sant'Angelo, dove i cardinali si dovevano riunire per eleggere il nuovo papa. È il marito a cedere, fosse per lei avrebbe aperto il fuoco. Addestra personalmente i soldati e riesce a sconfiggere Venezia, che voleva impadronirsi di Forlì. Combatte come una tigre contro Cesare Borgia, detto il Valentino, ma alla fine deve cedere e viene presa prigioniera.